Zombie Apocalypse. Molto dire stronzate, ma la verità, quindi vabbè, niente. Allora ragazzi, innanzitutto adesso mi tocco, però non mi tocco, metto un po' di, oddio mio, come questo, sono piacili, vabbè, volevo mettermi questa matita qua, perché ho delle sopracciglia veramente da paura, bruttissime. Quindi se ci riesco, tutto sommato, oddio mio, perché mi devo sempre cadere tutto? Boh. Ci riuscirò a non fare danni oggi? Non lo so. Con queste sopracciglia sembra un diavoletto, però vabbè, niente. Allora, vediamo un po' qua. Ora acchiappo questo dischetto, questo dischetto, ciao! Questo specchione enorme della Babyliss e provo a truccarmi. Se non mi riesce di fare danni, qua è troppo. No, e dopo ho messo qui la mia cancellare. Ah sì, da qua dietro. Faccio le sopracciglia una e l'altra la faccio dopo, se mi riesce di farlo, perché non è detto. Intanto con questo qua le pettino e con l'altra li disegno, le uniformo, ok? Le do una bella forma, se mi riesce, non lo so, non prometto niente. Scusate se mi allontano, ma non vedo niente. Allora, mi conviene farmi di qua. Ok. Mi stava cadendo tutto, molto bene. Adesso con questa mina provo a ridisegnarmele se il buon Dio mi aiuta qua. È sempre più di il naso. Che bello. Già. Allora facciamo così, torno e butto la sopracciglia fatta. Allora, sopracciglia già fatte e niente. Adesso vado di correttorino, perché se correttore diciamo la verità, perché correttore a me l'unico per le occhiaie, che pietà per le occhiaie. Non sono belle, ma questo e questo li tengo, ovviamente. Cioè, guardavo di là perché ho lo specchio di là. Ok, come qua. Allora adesso vado al correttore, che l'ho messo un po' dappertutto, e qui con la spugnetta già sporca, perché l'ho usata stamattina, e questa mattina vabbè era, no, stamattina non proprio, dice che ho già una boccia perché l'ho usata ieri, ma vabbè, lo potevo lavare già da ieri, ma me ne sono dimenticata, mea colpa, e pazienza, vorrà dire che le laverò stasera. Non riesco a parlare adeguatamente, cioè nel senso senza fare impappinamenti, boh, vabbè, intertagliamenti, quello ho detto la stessa,
stessa identica cosa, ma quello è niente. Allora, ora vado con questo qua che ho già utilizzato, L'Oreal Infallible del 327 cashmere. Questo qua l'ho già utilizzato, del concealer. Ora vado col bronzer Stay Matte, Stay All 16 ore, e poi non ci credo neanche, e ne metto un altro po'. Guardo di là perché non vedo una mazza, non sto vedendo un bel niente. Oddio, perché mi sento gonfiare? No, me lo metto con le mani, ragazza, così non si può andare avanti. Tanto poi devo struccare. Vado con le mani per adesso, va. Mascara non lo so se lo metto, mi sa di no. Allora, questo Essence è buonissimo, top, però mi sa che per l'estate lo metterò poco, perché già mi abbronzerò di mio, di top. La cosa allora, come si può dire, è assolutamente ottimale, quindi top. Niente, ragazzi, questo correttore, barra questo, non correttore, ma bensì fondotinta, mi piace un sacchissimo. Non copre tutto, ma io direi, messo con le mani, manine mie, fenomenale, top, mi piace. Ora, io non vi dico di comprarlo perché non so se per voi è la stessa identica cosa, però a me piace da matti, quindi se volete, se siete curiose, andate a acquistarlo, altrimenti avete visto la mia recensione per ben 2 volte di seguito, non una ma 2 volte. Scusate le mie, ma vabbè, poi me le rifaccio. E per me va benissimo così, che magari va benissimo nel senso che avete capito che mi strapiace, però non la userò d'estate sempre perché tanto mi abbronzerò di sicuro, top, mi piace questa cosa. Mettere solo un po' di bronzo che ovviamente devo comprare, ma quello è tutto un altro discorso, a parte il fondo che mi piace un botto. Niente, già si è capito. Beauty blender da lavare e niente. E ora mi sa che metto un po' di blush. Sì, metto un po' di blush. Sempre se lo trovo. Non sto trovando il blush. Aspettate un secondo. Ecco qua, ho trovato il blush. Il blush. E non trovo il pennello. Allora, ho trovato anche il pennello, eccolo qua, questo è per la uso più per il bronzer, cipria barra blush, ma a questo punto chiudo un occhio e ne lascio uno aperto, come suol dire, e no, nel senso buono che me ne frego, perché io i pennelli li uso come voglio, come mi pare ovviamente, ci mancherebbe solo quello. E nulla, poi un consiglio ben accetto, ma se poi mi dite che non so truccarmi, o non applico i prodotti in maniera idonea, non sono una makeup artist, prima o poi imparerò. Non ce n'è bisogno che mi dite in modo, c'è modo e modi di dire le cose, punto. Comunque andiamo al sodo e tac 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 tac, ok, tac tac tac.
mettendo un po' sulle gambe perché così va via un po' di eccesso. Aspettate che guardo lo specchio. No, no. Poi come vi ho detto non sono una makeup artist, quindi vabbè, no comment. È bellissimo, mi piace questo trucco. Non è sempre la mia portata perché mi piace alla mia portata, non è che non è. Preferisco fare trucchi più wow, ma non sempre ci riesco. Non che io sia brava nel make-up, però mi arrangiucchio, quindi per favore. Sarò acida, ma è la verità, ragazzi, mi piace toccarmi. Se non riesco a imparare, non succede niente, non fa nulla. E poi prima o poi imparerò. Punto. Ok? Perfetto. Come rossetto non metto nulla perché tanto sono a casa. Anche se volessi metterlo si vedrebbero i cosiddetti baffi e non è il caso, voglio evitare. Quindi onde evitare baffetti in evidenza non lo metto perché vedo delle youtuber che hanno questi baffetti in evidenza. Cosa? Non è il massimo. Quindi strappiamoci i baffetti e così siamo più esteticamente belle oltre che professionali. Non dico che io non sono professionale, però dai, se lo fate di lavoro non fatevi vedere con questi ridiculous moustache, come si suol dire. Non faccio nomi ragazze perché non mi interessa, non mi va, non proprio evito alquanto, ma questi ridiculous moustache non le posso vedere. Quindi io non me li tolgo perché, ripeto, chi ha soldi se lo può permettere. Eccetera, ma io che anche mi scorseggiano non posso o non mi interessa togliere il momento, forse a loro sì, non lo so, non posso sapere niente, io non sto criticando, è un mio consiglio, anche se nessuno mi ha chiesto niente, ma ve lo sto dicendo, strappatevi il baffo, toglietevelo e siete più carine, dai, niente, un bacino e un abbraccino. Io ora mi metto gli occhi e sanno cosa vedo. E niente, e questo è il mio trucco di oggi. Sì, lo so che mi vedo col baffetto anche io, ma come dite voi, ma sorvola, fregatela di chi ha il baffetto, è vero, sorvolerò. Che devo fare? Niente, come previsto vi ho fatto vedere che mi ho messo che mi sono truccata, era ora finalmente di truccarmi, non mi sono truccata la fronte perché già ho avuto una bella abbronzatura, non lo so. In questi giorni pare che sta cominciando a fare il suo bel rovente caldo qui in Sardegna, non so dove, ma anche qua fa caldo. Aspettate un attimo che metto questo qua. Ok, scusate. E niente. E quindi basta. Vi dico solamente se questo video vi è piaciuto mettete un bel like di supporto, anzi non ve lo dico, vi dico solamente buon proseguimento e appunto fate quello che sentite di fare, come dice Gatta Luna Kimono Blu, Paola. Ciao Paola, se vedrai questo video non lo so. Ti saluto, un bacio, un abbraccino, come dice Nicole Hurtsen. E niente, a presto, un bacio. Lo so che verrò un sacco criticata per dopo aver fatto tutti questi nomi, ma di alcuni non l'ho fatto perché non mi interessa farne. Non perché chissà quale motivo, ma perché ho solo voluto fare. Cioè, aspettate un attimo. Vi dicevo, ho solo voluto. Ho levato un messaggio, scusate. Ho solo voluto. Come dire, sì. Dare un messaggio e basta, nulla di che. Quindi, allora, la mia amica barra educatrice mi ha voluto dare un messaggino. Vabbè, un messaggino, perché. Domani mi sa che andiamo al mare, ma non credo. Voi direte perché no? Perché non so, esteticamente non sono a posto. Che senso? Non ho fatto la ceretta, quindi non posso appunto andare al mare. Ecco perché vi dico, quando non ho soldi, giusti, non posso andare al mare a farmi la ceretta.
prima di andare al mare, la ceretta. È ovviamente obbligatoria perché ho dei peli che non so, come i ridicole spustasce in viso ci sono anche nelle gambe, quindi cosa mi lamentiamo? Però è così, o ci risolviamo o bye bye, niente mare. Quindi finché o me li raso, ma no, non esiste proprio, oppure al 17 per l'appuntamento e ci siamo quasi. Oggi è 15, sì, 16-17, quindi top. Poi c'è anche il fatto che voglio arrivare il marchese, che vorrebbe dire? Vorrebbe dire il ciclo, quindi se mi arriva il ciclo non posso fare la ceretta. Speriamo che non mi arrivi adesso perché sennò mi scazzo come una bestiolina. E no, va bene. Niente, i prossimi video saranno come questi, più belli, ma anche più... Chiacchierò di un sacco di prodotti che mi sono piaciuti, della casa, ma non so della casa. Non so se farò video di pulizia, vediamo. Ok? Niente, ciao! Bacio, fate quello che vi fa stare bene, come dice... Kimono blu, gatta luna. Ciao. Zombie apocalypse.